Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di essere così numerosi anche questa mattina per l'appuntamento con il webinar di Siderweb. Il capitale umano, Steel Human, lo ripetiamo da sempre, ci crediamo, non c'è una trasformazione, non c'è progetto di futuro senza uomini e donne in grado di caricarsi sulle spalle progetto e visione. Perché? Perché la trasformazione, perché tutto quello che noi facciamo dentro le nostre imprese, anche in un settore, in una filiera molto hard come quella dell'acciaio, vive, cammina sulle gambe delle persone, degli uomini e delle donne che fanno la community dell'acciaio. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare questo percorso, Steel Human, un percorso dedicato al capitale umano, alla formazione, alla ricerca dei talenti, a come insieme si possono costruire dei percorsi nuovi, innovativi, per definire meglio quelli che saranno i profili degli uomini e delle donne che lavoreranno nella nostra filiera e per fare in modo che la nostra filiera diventi sempre più attrattiva. Un percorso che abbiamo iniziato insieme agli amici di Randstad Research Italia che ci affiancano e che oggi sono qua con noi. Abbiamo condiviso con loro una visione, dei valori e ci fa molto piacere collaborare e camminare insieme. Questa mattina avevamo deciso di ascoltarvi perché l'elemento centrale della vita di Siderweb è quello di ascoltare i bisogni, i punti di vista della filiera, della community, per poi elaborarli insieme e trovare insieme delle strade. Abbiamo fatto una survey nei mesi scorsi e questa mattina il cuore della prima parte di questo nostro webinar è proprio la restituzione di quanto è emerso, di quello che ci avete raccontato, di quello che ci avete fatto vedere attraverso il questionario che vi avevamo inviato e che ci avete restituito. A guidare questa mattinata sarà Francesca Morandi, che è responsabile del nostro progetto, e a lei tra un attimo darò la parola. Insieme a Daniel Gouveia e a Daniele Fanno di Randstad ci diranno che cosa è emerso dal questionario. La seconda parte invece saranno due interviste faccia a faccia che saranno guidate da Francesca Morandi con Micaela Di Giusto del gruppo Pittini e con Alessandro Roggerini del gruppo Duferco. Sono i responsabili delle risorse umane di questi due grandi gruppi del nostro mondo e è un piacere averli qua con noi per commentare quello che è emerso dal questionario e soprattutto per avere il loro punto di vista, le loro visioni, le loro storie, le loro buone pratiche in questa direzione. Prima di dare la parola a Francesca, due ringraziamenti che sapete non sono formali. Il primo è alle associazioni che ci hanno dato il loro patrocinio, quindi Federacciai, Assofermet e Assofond. Grazie anche a tutti, li avete visti, i loro loghi, i loro marchi, a tutte le imprese che ci sono vicine e che ci danno la possibilità di realizzare settimana dopo settimana questi contenuti che date davvero modo di ci fate capire di apprezzare molto e che insieme, come dire, insieme a voi, insieme alla nostra community, costruiamo. Due informazioni di servizio, siamo in diretta sul canale YouTube dove ci state già seguendo in un congruo numero. S Il tutto rimarrà registrato su YouTube, quindi potrà essere visto con calma, visto e rivisto, e le slide che verranno proiettate questa mattina, che contengono i risultati della nostra survey, vi verranno poi inviate nel pomeriggio all'indirizzo che ci avete lasciato in fase di registrazione. Quindi godetevi il racconto e oggi pomeriggio avrete poi tutti i numeri, tutti i dati sui quali poter riflettere con calma. Io mi fermo qui, do la parola a Francesca e ci ritroviamo alla fine. Francesca, a te. Grazie, grazie Lucio, buongiorno e a tutti voi benvenuti anche da parte mia. Steel Human è il percorso Siderweb dedicato al capitale umano e alla formazione. Ci eravamo lasciati, come accennava Lucio Dall'Angelo, il 9 febbraio, giorno in cui lanciammo questo percorso e insieme al nostro partner qualificato Randstad Research iniziamo ad approfondire alcune tematiche, incontrando tra l'altro il vostro interesse su queste tematiche. E da lì ci eravamo lasciati con una promessa, con un impegno da parte nostra, ovvero quello di ascoltare voi, aziende della filiera, nella figura di voi imprenditori o dei vostri responsabili delle risorse umane, per andare a meglio capire e comprendere come viene gestito all'interno
all'interno delle vostre aziende il processo di selezione delle persone, come viene gestita la formazione, se in modo interno o esterno, e quali, a livello proprio macro di filiera, quali necessità la filiera ha bisogno per meglio gestire il mondo della formazione del capitale umano. E così abbiamo tenuto fede alla nostra promessa, ci siamo messi al lavoro e da quel 9 febbraio abbiamo prima di tutto creato lo scheletro di questo questionario insieme sempre al nostro partner Randstad Research. Abbiamo creato questo questionario suddividendolo nelle 4 macro tematiche che tra poco vedremo, dedicate appunto al recruitment, ai mismatch nelle competenze, alla formazione e infine al ruolo che noi come SidelWeb potremmo ricoprire negli anni a venire in questo percorso. E dopodiché abbiamo appunto dato a voi la parola, chiedendovi di dare una risposta non solo quantitativa, ma anche qualitativa, raccogliendo appunto esigenze e riflessioni su questi temi. E ne è uscita una fotografia davvero interessante, che tra poco vedremo insieme. Vi chiederei di leggere questi dati che ci verranno tra poco illustrati con una doppia consapevolezza. Da un lato, sapendo che diciamo, l'interesse è stato alto e avete risposto numerosi da tutta diciamo, il comparto della filiera, quindi sia dalla parte alta della produzione, ma anche distributori, trasformatori. Quindi quelli che andrete a vedere tra poco sono dati rappresentativi diciamo, di tutto il comparto siderurgico e possiamo considerarli rappresentativi della filiera. In secondo luogo, come tutti i dati e i numeri, vanno vissuti come una fotografia, uno stato dell'arte di questo momento della filiera, quindi vanno letti sia alla luce del futuro e di dove vogliamo andare, ma anche dandogli un significato, un senso un po' più, tra virgolette, profondo e contestualizzato all'interno del nostro mondo. Ecco perché, dopo che presenteremo i numeri e i dati, riprenderò la parola e a quel punto avrò l'onore di intervistare i responsabili delle risorse umane di due gruppi molto grandi della nostra filiera, che sono il gruppo Pittini e il gruppo Duferco, proprio per andare a commentare insieme a loro i numeri e i dati che tra poco ci verranno illustrati. E prima di passare la parola a Daniele Fano, lasciatemi ringraziare il team di Randstad Research, a partire dal coordinatore Daniele Fano, Daniel Buveia e tutto il team, perché ci siete vicini in questo percorso con davvero grande professionalità, precisione, ma anche con tanta, tanta energia. Quindi grazie anche da parte mia e di SidelWeb per questo viaggio che stiamo facendo insieme. E allora, Daniele, a te la parola. Grazie mille Francesca, grazie Lucio, grazie per questa opportunità di approfondimento, perché siamo nella società della conoscenza e voi lo sapete meglio di me, il capitale umano è attraversato dall'innovazione e si deve trasformare, sono tante le sfide. Credo che dobbiamo... Io non vedo la presentazione, forse voi, ma insomma intanto mentre Daniel, che è il nostro coordinatore statistico, la carica e parlerà soprattutto lui, perché avete risposto in tanti, come ha detto Francesca, e credo sarete impazienti di vedere le risposte. Io poi riprenderò la parola per condividere con voi alcuni approfondimenti che stiamo facendo, sia sulla base di quello che ci avete detto, sia sulla base di indagini che stiamo facendo in questo momento e che ci hanno portato a ragionare sul divenire delle professioni e sui loro collegamenti. Daniel, se tu vuoi passare a illustrare i dati, credo che questa sia la prima cosa che dobbiamo fare. A te la parola, Daniel. Grazie, Daniele. Procedo a presentare questo questionario. Come già detto, è stato rivolto a 120 componenti di SidelWeb. Il campione consta di 41 unità che ha rappresentato soprattutto le aziende di maggior dimensione, come potete vedere da questo grafico.
58% circa delle aziende, si tratta di aziende con più di 100 milioni di fatturato. L'idea è stata quella di rappresentare l'intera filiera, quindi nel campione vediamo circa il 50% a rappresentare il mondo della distribuzione, ma poi abbiamo avuto anche rappresentanti dei centri di servizio, del commercio di rottame, della distribuzione e della trasformazione. Ora, il questionario ha lasciato emergere alcuni fatti chiave che meritano certamente discussione. Il primo fatto è questo: il 44% delle aziende intervistate dichiara di ritrovarsi con un mismatch, un disallineamento fra le attività svolte e le competenze dei propri lavoratori. Ci siamo poi chiesti, abbiamo poi verificato se si trattava di un fatto che spesso si sente nella cronaca della discussione sull'argomento, cioè se il mismatch sia dovuto a una sovraqualificazione dei lavoratori. La risposta è stata molto netta, la risposta è stata per il 90% no. Ma andiamo a vedere quali sono state le ragioni più citate per quanto riguarda il mismatch. Nel 44% dei casi il collaboratore, insomma, ha una qualche carenza di competenze perché si ritrova a essere sottoqualificato dal punto di vista tecnico-scientifico. Questo è un dato che abbiamo già ritrovato in un'indagine Randstad su un campione di 1000 aziende. Quello che poi è anche interessante è però la forte emergenza di caratteristiche relative invece alle competenze trasversali. Vediamo qui ad esempio: nel 50% dei casi ci sono problemi relativi alle attitudini relazionali, alle attitudini di negoziazione, alla capacità di risolvere situazioni difficili. C'è ad esempio un problema di internazionalizzazione, con il 40% delle persone che non conosce le lingue, la difficoltà di aggiornarsi ai cambiamenti tecnologici e normativi. Curiosamente, nel nostro campione il gap informatico è importante, ma non è ai primi posti. Questi sono i canali utilizzati per la ricerca dei candidati. Quello che si osserva è che sempre più, in presenza di difficoltà di reperimento delle risorse umane, si sceglie di optare per forme mediate di reclutamento. Quindi abbiamo al primo posto le agenzie per il lavoro, che sono utilizzate nel 56% dei casi. Abbiamo anche le job board come LinkedIn. Però un dato importante è che emerge anche un rapporto sempre più frequente con le scuole e con gli istituti tecnici come forma di reclutamento del capitale umano. Insomma, io vado a integrarmi con la scuola per iniziare a reperire e formare le persone già nella direzione che serve alla mia tipologia di produzione. Andiamo a vedere poi il reclutamento, questo secondo ambito del reclutamento. Il 56% delle aziende dichiara di avere problemi di mismatch anche nella fase di reperimento del personale, mentre prima, ricordiamo, abbiamo visto il mismatch dal punto di vista del personale già presente in azienda. Abbiamo verificato che la difficoltà di reperimento non è largamente dipendente dai volumi di vacancy trattate. Cioè la difficoltà di reperimento è uguale per chi cerca, è molto simile per chi cerca poche persone e così è per chi cerca numeri di vacanze superiori nello stesso momento. Qui mostriamo una scomposizione delle ricerche con relativa difficoltà di reperimento per una serie di macro profili. Anche qui abbiamo temi di discussione,
La figura che nel nostro campione ha dimostrato maggiori difficoltà di reperimento è quella degli operai specializzati, che è di difficile reperimento nel 36% dei casi. Al secondo posto abbiamo tecnici esperti di applicativi specifici industriali e i profili altamente specializzati in ambito ingegneristico. Abbiamo poi al quarto posto i profili specializzati in ambito di vendita e di marketing. Quindi questo avere al primo posto gli operai specializzati, insomma, apre le strade a discussioni circa la formazione del personale in ingresso su una delle componenti ovviamente più voluminosi dell'azienda. I gap riscontrati dalle aziende che dichiarano mismatch in fase di selezione. Nel 47% abbiamo mismatch relativi alle competenze di base, quindi la preparazione, le competenze tecniche. Nel 41% si tratta di esperienza nel mercato e nei prodotti dell'azienda che è stata intervistata. Fanno capolino anche altre competenze, sono più nell'ambito dell'ambito cosiddetto trasversale, cioè il 32% la mancanza di flessibilità e di propensione e l'allineamento, e ha una determinata importanza anche la vicinanza ai valori e alla cultura aziendale dell'azienda che intende assumere, quindi la cultura individuale. Cosa fa l'azienda a fronte del mismatch? Quali tipo di azioni formative va a organizzare? Beh, insomma, nel corso dell'anno ciascuna azienda organizza almeno un'azione formativa nel 94% dei casi. Notevolmente la formazione tecnica è una formazione on the job, una formazione attraverso l'affiancamento attivo sul campo. Vi è poi una discreta importanza la partecipazione a corsi esterni organizzati con fornitori esterni. Fa capolino anche, in una fase probabilmente iniziale, l'idea di avere un'academy interna per formare i lavoratori che servono. E questo l'abbiamo ritrovato presente nel 32% dei casi. Abbiamo infine una domanda chiesta rispetto a che cosa vorrebbero gli associati Siderweb rispetto all'aiuto che può dare Siderweb stessa. La risposta è di nuovo nel novero della transizione fra studio e lavoro, quindi la variabile, l'item che ha ricevuto il punteggio più alto in media, le due item sono l'intensificazione del dialogo con gli istituti scolastici e le università. E nello stesso tempo anche la mappatura dei corsi formativi già esistenti, come quindi se vi fosse un'offerta già sufficientemente ricca, ma non abbastanza strutturata da raggiungere in modo agevole le richieste delle aziende. Quindi questo è quanto per quel che riguarda i fatti chiave emersi dal questionario. Lascio di nuovo la parola a Daniele Fano. Grazie mille, Daniel. Vorrei così riallacciarmi a quello che ha detto Daniel, intanto con un primo focus su le domande aperte, che ci danno un approfondimento qualitativo ulteriore e sono ovviamente in linea con le vostre risposte riguardo alle risorse umane e al matching. Quindi, qual è l'essenza delle risposte qualitative? Avete fortemente sottolineato la richiesta di competenze tecnico-scientifiche, di multitasking e di team building. E adesso vi presento una matrice
che Daniel, la possiamo mettere la slide successiva, in cui ho cercato di organizzare le vostre risposte alle domande aperte. Scusate se è un po' complicata da vedere, ma insomma poi è semplice, se andate sulla colonna a sinistra avete voluto evidenziare delle criticità, delle aree che richiedono maggior focus, avete indicato delle possibili soluzioni e anche delle possibili nuove iniziative. E qui nella matrice ho evidenziato in rosso quelli che mi sembravano aspetti particolarmente rilevanti per capitoli, quindi partiamo dalle competenze da formare. Avete visto che c'è una forte insistenza sul fatto di avere del personale, dei candidati con una migliore preparazione di base, e le vostre risposte insistono sulle competenze tecnico-scientifiche unite alle competenze trasversali e di team building, e torneremo su questo aspetto che ci porta a questa dimensione ibrida che devono avere le professioni oggi, cioè tecnico-scientifiche ma anche con una serie di altre dimensioni. Riguardo ai percorsi formativi, emerge anche nelle risposte qualitative l'esigenza di un approccio di sistema delle aziende, quindi di azioni concertate. Nei rapporti con le scuole emerge l'aspetto dell'esperienza, cioè dell'esigenza di migliorare l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini, l'apprendistato, quindi di rompere molto presto il diaframma tra mondo dello studio e mondo del lavoro. Nei rapporti con l'università c'è un importante accenno all'alta qualificazione e a una maggiore propensione al multitasking. E poi c'è il capitolo importante della formazione continua, con indicazione di un necessario focus di nuovo sulle aree tecniche, ma anche sulla leadership, l'interdisciplinarietà, la finanza, le lingue e i temi attualissimi della sostenibilità. Ci sono poi degli aspetti relativi all'esigenza di un maggiore allineamento nella vostra ricerca di figure professionali, un maggiore allineamento tra professionalità richieste e curricula ricevuti, e infine naturalmente un focus molto importante sul ruolo delle risorse umane. Bene, possiamo andare avanti. Allora, cerchiamo di sintetizzare. Dicevo prima, questo concetto su cui stiamo lavorando e che per il quale troviamo molte conferme anche nelle nostre altre attività è questo concetto delle professioni che diventano ibride. Ibrido vuol dire solido dal punto di vista tecnico-scientifico, quindi anche con chiari plus in altri campi, dall'informatica alle lingue alla negoziazione e così via. E poi questo aspetto del lavoro in team, cioè la capacità di lavorare con gli altri. Allora, questo lavoro ibrido si presta naturalmente a interpretazioni che non devono essere superficiali, cioè ibrido non è un po' di tutto, è proprio il contrario di un po' di tutto. Una richiesta, se volete, di maggiore approfondimento rispetto al passato e anche maggiore capacità di adattamento, cioè non vuol dire che bisogna dimenticarsi della fisica, della chimica, della matematica, bisogna praticarle, svilupparle, approfondirle in maniera non superficiale, ma unirle a altre dimensioni legate non solo all'informatica, ma anche all'esperienza, al lavoro e al lavoro di squadra. E il passo ulteriore è questo. Allora, se le professioni diventano ibride e si aprono al lavoro di squadra, la domanda è sì, ma a quale lavoro di squadra? E su questo cerchiamo di dare delle risposte che vadano al di là del generico. E stiamo inventando questo paradigma
delle costellazioni di lavoratori. Cioè, se le professioni sono diverse l'una dall'altra, ma attraversano insieme il mondo della produzione di beni e servizi, in qualche modo devono essere collegate come delle costellazioni che, come sapete, sono stelle che viaggiano insieme. E qui avete in questa diapositiva lo schema sul quale stiamo lavorando e che magari voi potrete riempire di figure sulla base della vostra esperienza. Ci sono delle professioni centrali senza le quali le diverse gli ambiti lavorativi non possono funzionare, quindi ci vuole una figura che comunque garantisca il coordinamento, che può essere l'imprenditore o un responsabile di gestione. E poi una serie di figure collegate che devono dialogare e interagire con le loro specifiche professionalità. Sono figure più tradizionali che seguono la produzione, ma c'è il design, c'è il marketing, il commerciale, che assumono nuove dimensioni. E poi, vedete, sopra ci sono delle professioni emergenti che potrebbero diventare centrali o semplicemente essere necessarie per collaborare con quelle centrali. C'è la tecnologia della blockchain, c'è il carbon footprint che sta diventando pian piano sempre più importante, e così via. E poi ci sono delle professioni molto molto specialistiche che rientrano comunque, che si evolvono e che acquistano col tempo le loro specificità. Mi parlava tempo fa Francesca Morandi del tagliatore laser, quindi non so se deve rimanere tra le specialistiche o se pian piano per alcune produzioni non diventi addirittura centrale. E quindi questo è il quadro in cui noi stiamo cercando attualmente di collegare questa natura ibrida ma non superficiale delle professioni con le necessità di collegamento. Quindi cercando di sintetizzare dove stiamo andando, noi consideriamo che le costellazioni sono una rappresentazione del capitale umano aziendale. È un capitale che viaggia a braccetto con gli investimenti fissi, perché oggi, voi mi insegnate, si investe contemporaneamente in innovazione e nelle persone che la devono portare avanti. Ma una specificità del capitale umano è che ha vita più lunga di solito di un investimento fisso, cioè le stesse persone vedranno un avvicendarsi di investimenti in macchinari, brevetti e sistemi. E il capitale umano, per questa sua caratteristica, ha il potenziale, non garantito, ma che deve essere ricercato, di arricchirsi nel tempo attraverso aggiornamenti, team building e quindi, invece di diventare obsoleto, svilupparsi ancora. Pensate soltanto all'esempio che possiamo avere, non so, dal mondo della musica, no? Dove vedete che i grandi compositori, pensate a Giuseppe Verdi che ha prodotto l'opera che tutti apprezzano tanto, l'ultima opera all'età di 82 anni, o agli ultimi dei lavori di un Mozart che pur abbastanza giovane ha comunque prodotto le opere più belle nel periodo della maturità. No, ecco, noi dobbiamo essere anche nel lavoro, prendere esempio da questi artisti che avevano queste molteplici capacità, dalle basi matematiche che sono parte della musica, alla capacità di inventare e di collegarsi col pubblico. Io vi ringrazio. Grazie, grazie Daniele, molto, molto bella anche questa immagine degli artisti e anche delle stelle.
Perché non dimentichiamo che anche il termine siderurgia deriva dal termine sidera stelle, perché l'unico acciaio conosciuto ai tempi era quello contenuto nei meteoriti, quindi c'è un collegamento molto bello e molto forte anche con la slide che hai da poco proiettato. Mi verrebbe da sottolineare tre punti che hai citato e che sinceramente mi fanno molto piacere, perché si pensa sempre all'acciaio e alla siderurgia come una filiera capital intensive e quindi fatta soprattutto di grandi macchinari. In realtà, quando Daniele parli di competenze ibride, parli di talenti di uomini e di donne che abbineranno sempre più in futuro la competenza tecnico-scientifica, parlavi prima degli artisti, quindi la matematica molto forte, a quelle competenze più trasversali di team building, ma anche pensiamo a tutto il mondo davvero dell'innovazione, della sostenibilità, ecco, mi fa piacere perché va a valorizzare davvero le figure, le donne e gli uomini della nostra filiera, quindi questo è un tema molto importante, così come mi fa molto piacere quando parli di fare rete, fare network, metterci insieme tra aziende, e metterci insieme, a mio parere, è finalizzato a due grandi risultati: quello di metterci insieme nei confronti del mondo delle scuole e dell'education, quindi per fare rete e agire con un'unica voce, un'unica richiesta, e soprattutto metterci insieme nei confronti anche di un'offerta formativa che, come diceva Daniel Gouveia, in Italia è già presente, ci sono davvero numerosi corsi di formazione, tra l'altro di qualità molto molto elevata, ma a volte magari sarebbe più opportuno un maggior coordinamento che anche noi come Siderweb potremmo, di cui potremmo farci carico. Quindi coordinamento, network, talenti, e infine aggiungo anche l'ultima parola la chiave, l'immagine, cioè l'immagine che sempre a livello di rete, di filiera, dovremmo riuscire a trasmettere nei confronti dell'esterno per renderci davvero una filiera innovativa all'avanguardia, anche agli occhi del percepito e soprattutto dei giovani che escono dalle università e degli istituti. E a proposito di aziende all'avanguardia, ora ho davvero l'onore e ringrazio. Grazie per essere qui con noi, ringrazio Micaela Di Giusto, che è la responsabile della gestione e sviluppo delle risorse umane del gruppo Pittini. Grazie Micaela per il tuo tempo e per essere qui con noi oggi. Abbiamo scelto di chiedere a lei e poi a seguire anche ad Alessandro Roggerini di darci la loro visione, il loro punto di vista da parte di due persone che gestiscono, facevo un conto in questi giorni, 3.300 risorse insieme, quindi siete veramente ogni giorno e quotidianamente vi trovate a gestire i temi di cui abbiamo appena parlato. Micaela, i dati che hai visto poco fa e che sono stati trasmessi da Randstad, la prima domanda che ti faccio è: ti ritrovi? Sono nella direzione che immaginavi? Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito, Francesca, veramente un'opportunità condividere con voi queste tematiche. Sì, mi ritrovo assolutamente, perché è un mismatch che spesso riscontriamo anche noi, e per quanto ci riguarda sia in ambito tecnico, di competenze tecniche, che di soft skill. E questi sono uno dei motivi per i quali, in modalità veramente molto visionaria, nel 2003 è stata costituita la nostra Corporate School, Officina Pittini per la formazione, proprio per andare a lavorare sulle competenze tecniche, ma poi anche su quelle soft, trasversali. Senza dimenticare, cosa che è stata molto evidenziata in questa indagine, l'importanza delle relazioni con gli istituti, con il mondo dell'istruzione. Noi come gruppo Pittini siamo, per esempio, fra soci fondatori piuttosto che sostenitori di vari ITS, sicuramente l'ITS Malignani in Friuli, piuttosto che Veneto, Lombardo, ma anche Umbria e anche il Cuccovillo di Bari, perché è importante poter portare in azienda professionalità sempre con un focus tecnico importante. Grazie. E quando parli di questa relazione che avete con gli ITS, con gli istituti tecnici, intendi anche una relazione di natura qualitativa, cioè andate anche ad incidere sui percorsi scolastici?
Assolutamente sì, perché nel momento in cui si è soci, per esempio fondatori, come nel nostro caso dell'ITS Malignani di Udine, siamo parte attiva anche nella definizione proprio dei programmi formativi e quindi possiamo dare il nostro contributo affinché ci sia sempre di più una relazione proficua fra, diciamo, è un win-win-win, se vogliamo, no? Il ragazzo, lo studente, la scuola, l'ITS nello specifico e l'azienda, perché solo così che il ragazzo ha la possibilità di entrare a far parte del mondo del lavoro, di farsi conoscere, noi abbiamo possibilità di selezionarlo, di vederlo all'opera e nel contempo l'ITS aumenta la sua offerta formativa. Molto interessante. Sul tema delle assunzioni mi ha colpito, c'era una slide prima in cui si mostravano le figure a maggior difficoltà di reperimento, quindi trovavamo soprattutto operai specializzati, tecnici, ingegneri. So che voi come gruppo Pittini cercate di dare un corso opposto a questi dati, perché avete dei progetti davvero molto interessanti, quali Steel Training, Steel Engineering, con i quali date l'opportunità dei neolaureati in ingegneria di inserirvi. Come avviene questo progetto? Come funziona l'inserimento di questi giovani? Sì, Francesca, va esattamente in quella direzione, perché ci siamo accorti che anche se assumiamo persone diplomate, meccatroniche, piuttosto che ingegneri, manca sempre la parte di formazione specifica, tecnica, relativa ai nostri impianti, ai nostri stabilimenti. E da qui parte un po' l'idea di creare Steel Training. Siamo alla terza edizione, nel senso abbiamo appena concluso la parte di Assessment Center, perché i ragazzi li prendiamo, li assumiamo a tempo indeterminato al termine proprio del diploma, quindi si diplomeranno a luglio e a settembre li assumiamo, ma siamo già attivi adesso in fase di selezione, siamo alla tornata 3. Non ci siamo accontentati di questo, abbiamo anche creato questo percorso ad hoc per giovani ingegneri, abbiamo dato il benvenuto in azienda a 6 laureati proprio ad aprile e la cosa interessante di entrambi questi programmi è che c'è un'alternanza fra aula, quindi in officina Pittini per la formazione, ed esperienza reale lavorativa presso i nostri reparti produttivi. È importante, anche fondamentale davvero sottolineare la disponibilità dei nostri collaboratori, dei reparti produttivi nel trasmettere queste competenze, quindi veramente un'apertura a voler passare le conoscenze che è fondamentale per i giovani diplomati o laureati che devono imparare tutto, quindi sì, hanno dalla loro il diploma o la laurea, ma devono davvero acquisire tutte le competenze che i nostri collaboratori possono e vogliono passare, trasmettere. Certo, in questo inserimento abbiamo questi giovani ingegneri che entrano a far parte del gruppo, come dicevi tu, al di là del progetto e della forma in sé, c'è grande apertura da parte quindi delle vostre persone che magari da tanti anni occupano e detengono un determinato know-how e quindi si aprono per trasmettere appunto queste competenze ai giovani. Se dovessi dare un consiglio invece ai giovani che si affiancano a queste persone? Beh, innanzitutto l'umiltà, quindi non porsi come io sono laureato e quindi uguale so più di te, assolutamente no. E poi un po' come delle spugne, no? Dico qualcosa di scontato, però effettivamente mettersi in ascolto dell'altro, fare domande, le domande non sono mai troppe, quindi la curiosità nel capire perché si fa qualcosa in quel determinato modo, cosa c'è dietro il processo tecnologico. Quindi direi umiltà, curiosità e ascolto. E ascolto. E in quanto filiera nel complesso, questi due progetti a livello numerico vi hanno insegnato che tipo di, a livello proprio macro di filiera, attraverso questi due progetti, di che cosa vi siete resi conto? Cioè c'è stata risposta da parte dei giovani, ci sono state candidature che vi hanno
fatto dire siamo una filiera attrattiva, possiamo continuare in questa direzione? Allora, c'è sicuramente, come dicevi tu, tanto da lavorare in ambito comunicativo, perché c'è ancora un po' il percepito che il mondo siderurgico sia un mondo sporco, non sicuro, e quindi questo va assolutamente, bisogna lavorare affinché si capisca che non è più così. E da un lato, la difficoltà maggiore c'è sui neodiplomati, perché hanno varie opportunità e anche, non ultima, quella di iscriversi all'università, mentre abbiamo avuto un riscontro molto positivo con gli ingegneri, perché a fronte di 6 posti disponibili si sono candidati 411 ingegneri da tutta Italia, quindi veramente curriculum perfetti dal punto di vista tecnico. È stata difficile la selezione, ma proprio per questo crediamo di aver assunto le persone che più sono adatte alla nostra, anche alla nostra cultura, no? Perché è importante che ci siano sia le competenze tecniche, ma anche le capacità trasversali e un adattamento alla cultura che è diversa da gruppo a gruppo, da azienda ad azienda. Certo. Tu, Micaela, oltre ad essere responsabile delle risorse umane, sei anche la presidente di Officina Pittini, nata come corporate school interna e poi aperta, e quindi oggi è ente di formazione accreditato presso la regione. Si diceva prima, lo diceva Daniele Fano, sempre più viene richiesta una formazione differenziata in base alle figure, quindi tecnico metallurgica, di marketing, eccetera. E sempre più continua, ovviamente, come un aggiornamento continuo e infinito, mi verrebbe da dire. È la stessa posizione, la stessa, diciamo, visione che applicate anche all'interno di Officina Pittini? Va nella stessa direzione? Sì, creiamo sicuramente, siamo abituati proprio anche, visto che Officina Pittini è stata fondata, come dicevo prima, nel 2003, quando le academy, le corporate school non esisteva, è una fra le prime corporate school italiane, siamo molto abituati a creare dei percorsi di formazione ad hoc per singoli, ma anche a lavorare continuativamente sulla formazione continua, no? Quando si dice long life learning, effettivamente così, cioè non si è mai finito di imparare a qualsiasi livello. È importante unire la formazione tecnica, quindi l'accrescimento delle competenze tecniche, ma anche prevedere dei moduli che vadano a rafforzare le competenze più trasversali e relazionali. Un esempio, visto che c'è anche il collega di Duferco, è sicuramente Management for Steel, che nasce dalla collaborazione, dal fare rete, prima è stato menzionato, fra gruppi siderurgici, nel quale abbiamo voluto creare, insomma, questo percorso di formazione trasversale, quindi dal finance for non finance, per capirci, alle competenze più soft di gestione delle persone, alla comunicazione, alla gestione dei conflitti, fra gruppi siderurgici, quindi parliamo di Feralpi, Duferco, ASO e gruppo Pittini. Era rivolto a 12 talenti dei gruppi, quindi 3 per ogni gruppo siderurgico, ed è un modo anche per fare network fra di noi, quindi duplice scopo: acquisire competenze e fare network all'interno della filiera. Quindi è molto interessante anche questa esperienza, ne parleremo dopo anche con Alessandro Ruggerini. Quindi è una formazione, mi verrebbe da dire, gruppo Pittini, un gruppo molto numeroso, molto grande, ma nonostante questo non c'è una formazione standard a catalogo, ma c'è davvero un'attenzione molto forte al ruolo, alla persona, all'individuo, è così? Corretto, assolutamente sì, non viene... nonostante la numerica 1800 collaboratori, ma non sei assolutamente un numero, e questo non è uno slogan, ma è davvero così, quindi anche il percorso formativo, anche di induction, viene customizzato a seconda del ruolo della persona, dell'esperienza o meno che la persona, il nuovo collaboratore ha.
In un'intervista recente al Sole 24 Ore dichiaravi: il nostro obiettivo finale è creare professionisti in grado di affrontare e gestire le sfide industriali future. Mi capita spesso di vedervi anche presenti su LinkedIn, proponete cose davvero moderne, innovative, dai webinar ai podcast per la vostra forza commerciale e ripeto, mi fa molto piacere perché è un approccio davvero all'avanguardia, davvero innovativo. Ricollegandomi alla tua frase, tenere le risorse, cioè attirare i professionisti, ma non solo attirarli, tenerli nel tempo, tutta la parte dedicata alla comunicazione e all'innovazione è uno degli strumenti attraverso i quali vi tenete strette le risorse, è uno dei vostri canali? Ma sicuramente un'azienda deve sempre rimanere al passo con i tempi, sia con gli strumenti che con le tendenze, per non lasciarsi sfuggire occasioni, sia dal punto di vista commerciale, come menzionavi tu, ma anche di recruiting. Ma non solo, innovazione è uno dei nostri valori, quindi i nostri valori fondanti sono innovazione, affidabilità e persone. E quindi questa innovazione viene poi tradotta all'interno dei vari processi. Quindi nel momento in cui parliamo di, per esempio, ambito commerciale, questa bellissima iniziativa dei podcast, quindi con il loro sviluppo, piuttosto che la creazione di una piattaforma di e-learning, MyOPF, che ha preso un'accelerata un po' come tante cose in ambito digitale con la pandemia, ma anche la creazione, per esempio, del virtual tour, che al momento all'interno del nostro sito vede solamente la più grande delle consociate Ferriere Nord, ma che verrà ampliato anche con le altre consociate, un po' per poter colmare quella mancanza di poter ospitare ragazzi, studenti in visita in azienda, che per noi era fondamentale anche per passare quel messaggio, no, di azienda siderurgica dove l'innovazione è importante, dove Industry 4.0 è presente, il vederlo fa la differenza. In questo momento, ormai da un anno e mezzo, non lo si può più fare, ed ecco che col virtual tour abbiamo tentato di recuperare o colmare questa non possibilità. Una grande resilienza, quindi, sì. Capacità di reinventarsi. Un'ultima domanda, Micaela. Su Harvard Business Review dello scorso mese c'era tutto un approfondimento proprio sul recruitment delle risorse umane. E si diceva che rispetto al passato, dal momento in cui all'interno di un'organizzazione una persona se ne va, lascia il suo posto, non bisogna più, e qui ti chiedo da esperta HR di un gruppo importante, se la pensi anche tu così, si diceva sostanzialmente non bisogna replicare la job description della persona che sta andando via, quindi le risorse umane non devono più chiedere ai manager di chi hai bisogno, ma chiedere all'azienda nel suo complesso dove vogliamo andare e di che cosa abbiamo bisogno, proprio per guidare un dialogo unico e soprattutto proiettato al futuro, perché altrimenti si tratterebbe di replicare appunto una job description passata e non è più uno sguardo verso il futuro. Appunto, ti ritrovi in questa analisi? È la stessa visione che hai tu nel tuo lavoro quotidiano e soprattutto come poi riesci a guidare questo dialogo all'interno di un gruppo così numeroso? Ma quello descritto è sicuramente un approccio che richiede un cambio culturale prima ancora che organizzativo. Sicuramente come risorse umane cerchiamo di porci come facilitatore nei confronti della linea, come consulenti, quindi far ragionare su quelli che sono effettivamente i requisiti richiesti e non, quindi come dicevi tu, con un'ottica verso il futuro. È successa questa cosa? Cogliamo l'opportunità di fermarci un attimo, di ripensare un attimo, sempre con l'attenzione al futuro. Un'iniziativa che va un po' in questa direzione è una novità che abbiamo introdotto da un annetto, che cerca un po' di uscire dalla logica a compartimenti stagni, al mio ufficio, al mio reparto, e allarga un po' la visione.
è la creazione del job posting interno, ovvero la possibilità riservata ai collaboratori di potersi candidare per posizioni aperte periodicamente. E questo ha sia lo scopo di stimolarli a mettersi in gioco, quindi a far sì che l'azienda sappia questa loro motivazione a rimettersi in gioco, ma dall'altra anche di valorizzare il capitale umano già presente al nostro interno, quindi non necessariamente porci verso l'esterno, ma vedere se all'interno ci sono le professionalità che, di cui abbiamo bisogno, anche magari con ulteriore formazione, ulteriore reskilling. E anche per mettersi nelle famose scarpe altrui e vedere l'azienda anche da una prospettiva diversa e nuova per i dipendenti stessi, immagino. Micaela, io ti ringrazio molto per il tuo tempo e soprattutto per gli spunti davvero all'avanguardia che applicate all'interno della vostra azienda, perché sono tutti progetti da skill training a skill engineering, job posting. Ho preso tanti appunti, ti ringrazio molto. Grazie Francesca, grazie di nuovo. Grazie, e ora abbiamo oggi con noi Alessandro Roggerini, direttore risorse umane del gruppo Duferco. Alessandro, ringrazio anche te per il tempo che ci dedichi oggi. Il gruppo Duferco nasce come holding operativa soprattutto nel trading e poi negli anni si è diversificata, quindi oggi è presente in numerose business unit, dall'energia al shipping all'industria siderurgica, ed è un'azienda attiva nell'acciaio con la Duferco Travi e Profilati, e che sta soprattutto affrontando un nuovo importante investimento che coinvolgerà anche nuove assunzioni. Quindi un piacere, Alessandro, poter affrontare queste tematiche insieme a te. Ti chiederei, così come ho fatto con Micaela, un tuo primo commento, un tuo primo flash sui dati che abbiamo proiettato prima, illustrati da Randstad Research. Ti ritrovi, sono nella direzione che ti aspettavi della nostra filiera? Grazie Alessandro. Beh, innanzitutto grazie a voi per avermi invitato e per questa interessante analisi che è stata fatta, che come avete detto all'inizio fa un attimo una fotografia in un momento anche abbastanza particolare di quelli che sono i fabbisogni o le criticità che le aziende hanno. È chiaro che si parla a 360 gradi, quindi di un'organizzazione aziendale, ma mi focalizzerei magari soprattutto, così poi veniamo allo spunto del progetto che abbiamo, sulla difficoltà oggi di reperire determinati tipi di risorse e in particolare addetti alla produzione, che siano anche generici o specializzati, e questo deriva purtroppo ancora da un ambiente complessivo, non solo guidato da noi, sull'immagine che ha la siderurgia oggi, perché oggi se si va nelle scuole a parlare dicendo che si è la siderurgia, rimane ancora questa percezione di un'azienda brutta, sporca, dove si fa fatica a lavorare, si devono fare i turni e quant'altro. Quindi probabilmente uno degli elementi nel tempo, perché se pensiamo anche a fra 10 anni, ci sarà sempre più difficoltà, lo diceva prima la collega Micaela, soprattutto per chi esce dalla scuola come diplomato. È chiaro che oggi si indirizza magari verso altri settori e non pensa alla siderurgia, quando in realtà ormai la modernità negli ambienti siderurgici fa sì che un operatore stia dietro una scrivania con un computer a far funzionare delle macchine, oppure gli aspetti della meccatronica che sono stati citati prima. Quindi c'è un'evoluzione. Purtroppo abbiamo questo problema di immagine da superare, e un problema legato, e questo diventerà difficile però superarlo, a un discorso di produzione fatta su turni, dove oggi probabilmente i giovani difficilmente si ritrovano. Abbiamo perso l'audio. Chiedo scusa.
Chiedo scusa, parto da questa citazione. Allora, in funzioni chiave come finance, IT e vendite, le posizioni attualmente ricoperte richiederanno fino a 10 nuove capacità nel giro di 18 mesi. Lo affermava appunto questo articolo dedicato al recruitment delle nuove figure e dove sostanzialmente si diceva che le tradizionali tecniche di selezione e recruitment stanno diventando obsolete perché si attingerà sempre più anche a nuovi serbatoi con nuove forme anche di selezione. Alessandro, il nuovo investimento che state per compiere come Duferco Travi Profilati, che coinvolgerà numerose nuove assunzioni, ti chiedo come avverrà questo tipo di selezione, come vi state preparando all'inserimento di queste nuove figure? Stiamo proprio lavorando in queste settimane per definire un po' quello che è il percorso da prima di attrattività, perché generalmente chi entra nel mondo siderurgico, quando entra non lo lascia più, difficilmente cambia settore. Il problema è fare in modo che ci sia un'attrattività da questo punto di vista, quindi lavoreremo su differenti fronti, sicuramente con delle società di recruitment, attraverso anche annunci nostri e puntiamo ad andare nelle scuole per capire come può essere il percorso e per presentare quello che può essere anche attraverso filmati o immagini. Stiamo parlando di un treno all'avanguardia, per cui un treno che avrà tutte le caratteristiche tecniche evolutive da questo punto di vista e quindi spiegare che in realtà sì, siamo siderurgia, ma siamo siderurgia pulita, ecologica, siderurgia che non comporta i rischi che comportava una volta, ma bisogna poi avere anche le competenze tecniche per far funzionare tutti i PLC, tutte quelle che sono le strumentazioni di un nuovo treno come quello che sarà, quello che implementeremo all'avanguardia. Citava prima Micaela Di Giusto l'iniziativa che avete creato con quattro gruppi siderurgici, quindi Duferco, Pittini, ASO e Feralpi, che è un'academy interaziendale che si chiama Management for Steel. Ed è curioso pensare a come la formazione possa diventare anche proprio un'esperienza di network e di modo per fare rete tra imprese. A questo proposito ti chiedo come sta andando questo progetto, questa iniziativa, se ha davvero le caratteristiche della condivisione del network e in generale come, da un punto di vista di programma formativo, come organizzate la formazione all'interno del gruppo Duferco? Da questo punto di vista, Management for Steel, lo dice la parola stessa, è chiaro che ha un taglio dedicato a risorse che in azienda hanno ruoli di gestione, quindi ruoli di gestione di collaboratori, che sappiamo alla fine essere la cosa più difficile, gestire delle risorse, perché la macchina funziona o non funziona, la si ripara, ma un collaboratore si alza la mattina e non tutte le giornate sono uguali per tutti. Citavano prima una slide dove si diceva che i problemi più grossi sono quelli legati proprio alla gestione delle risorse, al problem solving, alla comunicazione. Quindi il consenso in azienda di avere quella che possiamo chiamare cassetta degli attrezzi, quegli strumenti per riuscire sempre meglio a gestire delle risorse. In parallelo, come Duferco, per quanto riguarda l'aspetto formativo, soprattutto di competenze trasversali, ultimamente stiamo lavorando parecchio attraverso percorsi di assessment e quindi di valutazione delle risorse sotto questo punto di vista per capire il potenziale che hanno e quindi lavorare attraverso anche percorsi di coaching per farle crescere soprattutto in quella che è una gestione trasversale delle soft skill che sempre più sono necessarie e presenti nella gestione delle aziende. Quindi coaching e assessment sembrerebbero due iniziative molto lontane dal mondo siderurgico. Come sono state accolte dalle vostre persone? Innanzitutto, come diceva prima Lucio Dell'Angelo nell'introduzione, sì, facciamo acciaio, ma le aziende sono costituite da persone, quindi bisogna lavorare sul capitale umano. È chiaro che bisogna molto spiegare il progetto, perché la percezione magari iniziale è l'azienda mi sta giudicando, mi sta valutando, è il concetto completamente opposto. L'azienda ti sta dando la possibilità di avere gli strumenti necessari
e poi uno, se ci dà una lettura giusta, magari ha anche qualche suggerimento a titolo personale nella gestione della propria vita. Assolutamente. Duferco Day piuttosto che altre giornate che dedicate interamente ai vostri dipendenti, quindi eventi fisici, e anche, so che anche durante la pandemia vi siete attrezzati con strumenti anche digitali per essere vicini alle vostre persone, ai vostri dipendenti. Questo senso di appartenenza al gruppo Duferco, dicevo all'inizio, è un gruppo tra l'altro molto diversificato con diverse aree di business. Come riuscite a fare squadra in modo così bello e unito, e come riuscite a trasmettere il senso di indossare la maglia Duferco alle vostre persone? È chiaro che il Duferco Day, che è stato fatto un paio d'anni fa, sembra una vita dopo tutto quello che è successo, è stato una prima pietra miliare di quella che vuole essere il concetto comunicativo all'interno del gruppo. Anche durante la pandemia, considerando che al di là delle chiusure, poi comunque ancora oggi c'è in corso lo smart working, dare ai dipendenti le informazioni e quindi comunicare. La comunicazione, dal mio punto di vista, è uno dei pilastri per far sentire qualcuno appartenente ad un'azienda, in modo che non vede che esistono situazioni lontane da lui, ma si sente appartenente all'azienda da questo punto di vista. Quindi comunicazione e forte senso di attaccamento alla maglia. Citavi il periodo della pandemia, che ha creato un prima e un dopo molto, molto, molto netto nelle nostre vite. A proposito di smart working, di lavoro a distanza, tra l'altro Randstad Research hanno approfondito attraverso una ricerca anche proprio il mondo del lavoro nel futuro. Sarà un lavoro da casa? Sarà un lavoro in remoto? Sarà un lavoro... E la risposta è stata che in realtà il lavoro del futuro sarà integrato, blended per dirla all'inglese, cioè sarà un combinato di attività, alcune delle quali potremo svolgere nelle nostre case con orari molto flessibili, e soprattutto per risultati, e altre invece che invece comprendono anche proprio un confronto, una riunione, un brainstorming con altri colleghi. Ecco, la nostra filiera è composta da ovviamente da mansioni che non possono essere svolte in smart working, e altre assolutamente mi verrebbe da dire di sì. A tuo parere, e soprattutto all'interno del vostro gruppo, il futuro anche da voi sarà blended, sarà integrato? Come vedi il lavoro tra 10 anni nel vostro gruppo? Bah, fra 10 anni forse è difficile dire, nel senso che secondo me tutti quanti ci siamo ritrovati in una situazione che anche solo un anno e mezzo fa non pensavamo. Siamo ritrovati a fare smart working senza sapere in realtà di cosa si parlava, di confusione fra telelavoro e smart working. Credo che sicuramente sarà diverso. Come sarà è difficile dirlo, perché eravamo prima in una situazione dove c'era una normativa molto rigida anche da questo punto di vista, però siamo passati oggi in una situazione dove sostanzialmente non c'è normativa, è sufficiente una comunicazione, punto e basta. Ora sarà molto importante e interessante capire come a livello nazionale verrà regolamentata, perché è chiaro che se diventa uno strumento che mette ancora in difficoltà nella gestione le aziende, a questo punto il rischio è che nel tempo poi si abbandoni. Sicuramente una forma mista sarà la forma più interessante sia per l'azienda che per i lavoratori, e potrebbe essere vista per certi versi, considerando che appunto si deve lavorare per obiettivi e non per orario, anche come una forma di welfare e di maggiore libertà per i dipendenti. Va organizzata, perché chiaramente bisogna far sì che poi le aziende funzionino, e quindi non ci si può trovare che al venerdì sono tutti smart working e poi durante la settimana sono tutti presenti. Quindi ci sarà un lavoro da fare proprio di organizzazione all'interno dei sistemi aziendali. Quindi va gestita, va organizzata. E una domanda: pensi possa essere un fattore in più per attrarre nuovi talenti rispetto all'immagine della filiera che dicevamo prima? Su determinate funzioni sì, se però io penso agli addetti alla produzione diventa difficile fare smart working. Lì bisogna essere creativi e cercare di attrarli
senza raccontare cose non vere, ma dimostrando che la siderurgia è moderna, la siderurgia ha la possibilità di offrire parecchie opportunità professionali da questo punto di vista, e si può lavorare in siderurgia, non dico come si lavora magari in un istituto di credito, ma soprattutto su impianti moderni in maniera completamente diversa rispetto anche solo a 5 o 10 anni fa. Ottimo. Un'ultima domanda, Alessandro. Prima Micaela Di Giusto parlava di umiltà da parte dei giovani. Ti chiedo se dovessi avere di fronte a te alcuni giovani neolaureati, un consiglio che lasceresti loro, anche in chiave proprio valoriale, per affrontare il mondo del lavoro e il mondo della siderurgia? È bella domanda, nel senso che da questo punto di vista, poi per carità, tutte le generazioni alla fine hanno trovato il loro spazio, il loro modo, quelli che sono magari più anziani di noi ci dicono quando c'eravamo noi era diverso, si lavorava meglio, e poi in realtà il mondo continua. L'approccio deve essere quello, ti deve piacere quello che fai, ti devi alzare la mattina ed essere contento di andare al lavoro e di fare il lavoro che fai. Se dopo 3 mesi ti alzi la mattina e dici non c'ho voglia di andare in azienda, allora è meglio forse sia per la risorsa che per l'azienda se i percorsi si allontanano, proprio perché deve esserci la passione nel fare quello che si fa. Il sorriso nell'alzarsi la mattina e affrontare le giornate. Io, Alessandro, ti ringrazio molto e in questo Penso che vuole essere un percorso Still Human, ci risentiremo sicuramente per continuare questo viaggio insieme a voi, Char, e anche a Randstad Research. Io vi ringrazio, siamo stati assolutamente nei tempi. Adesso Lucio non potrà sgridarmi, passerei la parola a Lucio Dall'Angelo per le conclusioni. Grazie a tutti. Grazie Francesca, siete stati davvero, davvero perfetti. Gli stimoli che ci avete lasciato sono tantissimi, sia quelli che sono emersi dal questionario, ma poi sia quelli affrontati da Micaela che da Alessandro. Io devo soltanto in realtà lanciare il webinar di martedì prossimo, però siccome vi ho ascoltato con grande piacere, con grande interesse, tra i tantissimi parole e temi che emergono, me ne sono rimasti due che sono trasversali in realtà. Poi uno l'ha detto Micaela e l'altro è Alessandro. Micaela, quando dicendo che avevano lanciato questa selezione, hanno avuto questo numero incredibile di adesioni. Quindi lo leggo in chiave positiva, come alla fine c'è qualcosa che passa probabilmente a livello alto di tecnologico, di innovativo dentro il nostro mondo. E l'altra cosa che è vera, è verissima, e lasciami dire, fa proprio un po' il DNA anche della storia della siderurgia, della nostra filiera, è quello che diceva Alessandro, che a un certo punto ha detto chi arriva alla fine poi non cambia. È come se tra le risorse che arrivano nella nostra filiera, e che poi noi consideriamo tutti gli effetti dentro la nostra community, e le imprese dentro le quali vivono tanta parte della loro storia umana e professionale, si crea poi un link che è in qualche modo d'acciaio. Certo, c'è poi qualcuno che va, però questa idea del chi arriva poi alla fine non cambia più è un bel segnale, perché è qualcosa anche da comunicare verso l'esterno. Alla fine, se ci si è capiti, si fa insieme un pezzo di strada importante, che è un pezzo di strada che, come dire, è di reciproca soddisfazione, perché lo dicevate alla fine, tanta parte della nostra vita è il lavoro, e quindi dal lavoro dobbiamo trarre tutta una serie di soddisfazioni, sia di carattere umano che di carattere professionale, che di carattere ovviamente retributivo. Grazie ancora a tutti, grazie anche a te per la tua conduzione. Soltanto un secondo vi rubo per dire che martedì prossimo torniamo con i nostri webinar, come quello di stamattina, però torniamo ad occuparci di mercato. Metamorfosi d'acciaio tra post-Covid e Green Deal, come cambiano i settori utilizzatori.
la forte richiesta di acciaio, il forte incremento dei prezzi sta mettendo in qualche momento in difficoltà o comunque fa sollevare degli elementi di criticità da parte degli utilizzatori del nostro prodotto. Quindi vogliamo sapere qual è il loro punto di vista, che cosa stanno vivendo, come stanno attraversando questo momento. Quindi dopo un'analisi del settore delle costruzioni, dell'automotive e della meccanica fatto dal nostro Stefano Ferrari, responsabile del nostro ufficio studi, avremo 3 interviste faccia a faccia guidate da Davide Lorenzini, direttore responsabile della nostra testata giornalistica, e avremo con noi Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, Alfredo Mariotti, general manager di Ucimu Sistemi per Produrre, e poi Massimiliano Musmeci, direttore generale dell'ANCE. Grazie per essere stati con noi questa mattina, vi aspettiamo tutti martedì prossimo.